ci troviamo in compagnia di Pasquale, il responsabile del settore enogastronomico di Perlonato per quanto riguarda la pescheria. Siamo in clima natalizio, in clima di feste fine anno. Ovviamente a tavola ci si può sbizzarrire come in cucina. Abbiamo visto la volta passata il cappone, oggi abbiamo pensato di fare un pesce. Soprattutto vogliamo ricordare che la nostra intenzione di Iper è quella di presentare queste ricette facilissime da fare, basta un momentino di impegno, gli ingredienti che appunto presso Iper si possono trovare senza dover impazzire, all'Iper si possono trovare poi il piatto finito, in modo che o vogliamo togliersi la voglia di provare a farlo in casa, oppure soltanto la soddisfazione di degustare uno dei tanti piatti preparati. Salve, mi chiamo Pasquale e vi presenterò un salmone marinato che in ambito natalizio è comunque un antipasto molto sfizioso e fa scena per come lo presentiamo. In questo caso noi andremo a prenderlo in pescheria. Allora, adesso procederemo con lo sfilettare il nostro salmone. Partiamo dalla testa, tagliamo netto arrivando fino alla spina. Giriamo il salmone, stesso taglio, partiamo dalla coda e seguiamo la spina che ha sul dorso. Dobbiamo sentire proprio la spina sotto il coltello. Eccolo qua. Adesso andiamo a pulire. Ecco, noi abbiamo scelto un salmone dell'Atlantico perché questo salmone ha una carne più compatta rispetto agli altri. Vivendo in mari come la Norvegia, sono mari freddi, estremamente puliti, ha una buona nutrizione il salmone, quindi è meno grasso. Adesso andremo a spinarlo. Ecco, prendiamo il coltello e segniamo la linea delle lische. Poi con una pinzetta, tipo quella delle ciglia, partiamo dalla testa e scendiamo lungo il dorso. Allora, adesso andremo a marinarlo, per cui ci forniamo di una teglia. Allora, io per la marinatura uso stessa quantità di sale e di zucchero, quindi mezzo chilo di sale e mezzo chilo di zucchero. Cospargo con lo zucchero, vado ad occhio perché poi il sale, qualche bacca di ginepro. Io uso aneto fresco perché ha un profumo molto intenso. Vado ad adagiare il salmone, lo ricopro uno strato di zucchero, uno di sale, dobbiamo coprirlo bene, poi prendiamo qualche bacca di ginepro e cerchiamo di farla entrare nella carne. Io lo bagno con un po' di gin, e infine semi di finocchio. Allora, questa marinatura richiede 12 ore, dopo 12 ore si gira e si fa marinare altri 12 ore, per cui una marinatura totale di 24 ore. Dobbiamo ricordarci però di essere puntuali perché altrimenti cuoce troppo e la carne si secca. A questo punto lo mettiamo in frigorifero e l'indomani lo gireremo. Allora, ecco il salmone come si presenta dopo 24 ore. Proseguiamo con l'affettarlo. Ricordo che questo è già spinato, per cui non avrete problemi durante il taglio. Cerchiamo di affettarlo sottilmente, mi raccomando. Ecco qua. Adesso procediamo con il condimento. Olio extravergine, pepe in grani, aneto fresco, un po' di sale e un po' di pepe. Pochissimo perché già c'è in grani. Allora, ricordo che questa è la salsina che andrà sopra il nostro salmone, per cui è un po' il condimento del nostro salmone. Un paio di goccioline d'aceto. Ecco, questa salsina la andremo a mettere al centro del piatto. Andremo ad adagiargli le cipolle. Allora, a me piace, il salmone piace accompagnato con dei crostini di pane tostati. Io ho utilizzato il pan carré con una noce di burro. Io per questo piatto, ovviamente si parla di pesce, per cui consiglierei un vino bianco.
Ho scelto del Collio Tokaj Friulano, delle grandi vigne, è un ottimo vino e accompagna benissimo il salmone. Per cui, buon appetito!